Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il colpo d'istinto. Arma esplosiva lanciagranate forze speciali. Utilizza munizioni esplosive per lanciare granate di prossimità che infliggono danno a gruppi di nemici a medio raggio quando esplodono. Allora, ovviamente è un lanciagranate, come tutte le armi esplosive andrà fatta per forza in cor lucente, e queste sono le varie perk che è possibile mettere su quest'arma. In questo caso io ho deciso di percarla con un danno critico, una velocità di ricarica, perché raga ha un tempo di ricarica di 1,8 secondi con la velocità di ricarica. Come ho deciso di percarla? Allora, un danno critico, un livello critico, elemento energia, danni ai mostri della nebbia e ai boss aumentati del 36% e velocità di ricarica, perché questo lanciagranate ha una ricarica diciamo abbastanza lunga. Comunque è molto particolare questo lanciagranate, perché ha una dimensione caricatore di 6 colpi, il costo munizioni resta a 3 colpi, ciò vuol dire che con un caricatore riusciremo a sparare ben 2 volte. La sua ultima perk, restare fermi per 2 secondi, infligge più 11% di danno. È cumulabile fino a 5 volte, tornare a muoversi rimuove completamente l'effetto. Premetto che comunque sono partito molto premonito su quest'arma, nel senso che non avevo grosse aspettative. Vi spiego anche il perché. Innanzitutto, quando uso il lanciagranate, diciamo che sono abituato al lanciapalle di neve, comunque ha una bella respinta, non ha tutto sto danno esagerato, e comunque riusciamo a controllare orde di zombie. In questo caso questo lanciagranate mi lascia davvero spiazzato, perché davvero non me l'aspettavo con una potenza, diciamo con una potenza del genere. Intendo comunque quando entra al colpo critico fa veramente male, ma anche quando non entra al colpo critico questo lanciagranate devo dire che comunque fa il suo dovere. Se posso permettermi comunque di nominare le sue pecche, beh ovviamente lo state vedendo anche voi dal video, il percorso che fa il proiettile prima di arrivare lo zombie diciamo che non è ottimale, nel senso che comunque non è programmabile al 100%, molte volte sbaglierete i colpi se per esempio i nemici sono lunghi a distanza. Ecco perché comunque questo lanciagranate ha anche il mirino, però prima dovrete farvi un po' di abitudine e abituarvi un attimo a come mira appunto questo mirino. Il colpo per l'appunto scende tipo a parabola e per questo motivo dovrete semplicemente fare un piccolo calcolo di traiettoria, no? Però ve lo ripeto, alla fine dalla lunga distanza, se vi trovate a distanza medio ravvicinata invece già sorge molto molto più semplice. Davvero un ottimo lanciagranate secondo i miei gusti. Il colpo comunque per farlo esplodere dovrà toccare assolutamente terra, tant'è che se lo lancerete nel vuoto vedrete che il colpo fa tutta la parabola fino ad arrivare in terra. Diciamo che comunque, sì, vi ricordate, l'ultimo lanciagranate uscito era l'attacco degli squali, che era più un'arma divertimento, possiamo dire. Non mi sono mai affidato a un'arma del genere. Vi ricordate com'era più o meno, no? Che il colpo rimbalzava qua e là e andava un po' per i fatti suoi. In questo caso il colpo rimbalza veramente meno, cioè possiamo controllarlo molto più efficientemente rispetto al lanciagranate degli squali. Un po' meno rispetto al lanciapalle di neve, però abbiamo un danno molto molto più elevato rispetto allo stesso lanciapalle di neve, no? Possiamo dire che questo è un lanciagranate anche per danneggiare. Come vedrete dal video, l'ho testato anche nel Re della Tempesta e posso dirvi la verità, molte volte appunto quando il lanciarazzi mitico non fa entrare i critici diventa parecchio frustrante, mentre con questo lanciagranate bene o male vedrete voi stessi, vi basterà utilizzare il lancio di Lynx, iniziare a lanciare granate sopra i mini boss e risulterà parecchio forte anche in quella circostanza. Poi ovviamente non sarà l'arma del secolo, non sarà l'arma che ci aiuterà appunto a fare il Re della Tempesta quotidianamente semplicemente per il fatto della sua traiettoria o magari per altri 1000 motivi che comunque adesso io non riesco a cogliere, ma che in futuro coglieremo sicuramente. Un lato positivo di quest'arma è anche il fatto che, non so se sia un bug o meno, ma quando spariamo anche di fronte a un frigorifero, se lo prendiamo proprio in fronte sul frigorifero, beh, questo qua piglierà tutto il danno. Possiamo dire che comunque è un lanciagranate per bersagli singoli o per gruppi. Come avrete notato, utilizzarlo appunto in gruppo, sì, va bene, non è che è sbagliato, raga. Però vi ripeto che in gruppo, e vi ripeto, raga, in gruppo, preferirei utilizzare ancora il piccolo aiutante di Babbo Natale. Semplicemente perché non so se sia leggermente buggata oppure è proprio così l'arma, ma quando vi troverete con gli zombie davanti piglierà praticamente pochi zombie, forse i primi della fila. E comunque anche il danno ad area non è così ampio da poterci permettere di difendere così bene, no? Mentre sul bersaglio singolo a questo punto, beh, come avrete ben visto, mi sono trovato parecchio bene in certe circostanze. Non so ancora bene che classificazione dargli, sicuramente sono contento del suo arrivo su Salva al Mondo, sono contento anche del tipo di percaggio che è possibile metterci, sinceramente. Non so, sono rimasto abbastanza soddisfatto
soddisfatto da questo lanciagranate. Passiamo un attimo alle build utilizzate per questo video. Allora, abbiamo Penny Demolitore come primario, col vantaggio squadra di totalmente rock, subwoofer ritmo di battaglia, poi pronto e carico, munizioni esplosive e delizia ultraterrena. Però raga, sapete, io questo eroe sì, ve lo faccio vedere, lo proviamo, è tutto bello. Però io personalmente non sono uno che predilige entrare nelle missioni così, appunto, con un loadout incentrato solo sui lanciarazzi. A questo punto preferirei utilizzare Lynx, in quanto comunque ho più mobilità. È vero che con quest'arma dobbiamo rimanere fermi, è vero che l'ultima perk si attiva solamente se restiamo fermi, eccetera eccetera, ma diciamoci la verità, quante volte ci troviamo fermi a dover sparare agli zombie? Per fortuna che comunque questo lanciagranate non è per niente male, perché se appunto dovremmo per forza sfruttare l'ultima perk, a quel punto diventava un po' frustrante. Io la mia opinione ve l'ho detta, con Lynx mi trovo molto più comodo, sia per il doppio salto che la tempesta di kunai, che eccetera eccetera, e di conseguenza questa è la build utilizzata per Lynx. Che poi raga, non l'ho cambiata, è la stessa che utilizzo per il re della tempesta. Questa volta ve la faccio vedere così, non vado a ottimizzare ulteriormente questo lanciarazzi. Potrei mettere sì il Wukong al posto di quella degli attacchi effettuati, eccetera eccetera. Però in questo caso non modifichiamo troppo la build, no? Questa è la build che utilizzo di solito per il re della tempesta. Quindi totalmente rock, tutto antibomba, attacchi effettuati per appunto il corno e quindi la mano, subwoofer buttano giù il teatro e esplosioni più veloci. Il totalmente rock lo utilizzo semplicemente per il fatto che ho la mano percata con il triplo critico, quindi senza livello. Senza livello devo optare per forza o per i buffer o per appunto qualcos'altro sul totalmente rock che me lo attivi. Io raga non posso fare altro che consigliarvi l'acquisto. Vi ricordo solamente di lasciare un bel pollice in su per farmi sapere se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io aspetto la vostra risposta. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!